Sono a Villa Potenza in provincia di Macerata e sono venuta qua ad abbracciare questa abete che si trova in un posto troppo affascinante. Si trova infatti a pochi metri dai resti di un vecchio, di un antico teatro romano del secondo secolo d.C. A quel tempo la città romana si chiamava Elvia Recina, sperando di non sbagliare pronuncia. Perché ho scelto questo albero? Perché ho scelto l'abete? Perché per la cultura celtica è un albero ricco di simbologia. È uno dei 9 legni sacri e simboleggia l'immortalità, la determinazione, la forza di volontà, la longevità e soprattutto simboleggia la resistenza, ovvero la capacità di resistere alle difficoltà della vita. Non solo, per il suo colore sempre verde, l'abete viene spesso accomunato in simbologia al sentimento dell'amicizia, quindi a quella fiamma che resta sempre viva, che non cambia con gli anni, con il passare del tempo. Questo abete, vi dicevo, è fortunato non solo perché per quello che l'importanza che i Celti gli hanno dato, ma anche perché sta qua dall'alba al tramonto e sta sempre qua a teatro, in questo posto che 2000 anni fa ospitava 2000 persone ed era grande, misurava 14 metri di altezza per 70 metri di diametro. Al tempo dell'Impero Romano il teatro, lo spettacolo erano delle attività di svago molto sentite e in scena andavano le opere diverse, da opere più leggere, allegre, altre opere più magari impegnate con un po' di pathos, oppure si portava in scena la danza, la musica, il canto e l'arte mimica. Non solo, una cosa carinissima che ho scoperto arrivando qua, che il teatro è sempre chiuso, ma che chiamando il numero che si trova sul cancello appeso, arriva Eugenio, che è un custode, un signore, un volontario, e fa anche un po' da guida turistica e quindi ci dedica del tempo. Ed è un posto, secondo me, da far vedere anche ai bambini, soprattutto per far vedere i resti di un teatro lontanissimo da noi e per abbracciare questi abeti che hanno visto e sicuramente sentito delle cose eccezionali. E ci sono già dei bambini che hanno la fortuna di allenarsi proprio qua e sono, credo, le urla che sentite e quindi ecco, per tantissimi motivi è importante venire a visitare questo posto.